44 anni fa io venni ad Atri e mi proposero uno spazio particolare, era quello del teatro di Atri, che in quel momento non aveva funzione, era messo in attesa di ripristino. E Mariano Cipollini mi invitò a fare questa mostra, trasferendo la mostra di Pescara di Cesare Manzo in questo luogo. Il luogo, quando lo vidi, era un luogo particolare, un teatro, e aveva la sua magia, era la magia proprio dello spazio della rappresentazione. Però il teatro è fatto per il corpo, per l'azione, per la parola, quindi un ascolto diverso dall'oggetto. Allora studiai una installazione totale, ecumenica, tutto lo spazio del teatro diventava l'opera. E in questo ho avuto il suggerimento per alcune installazioni del giovane Mariano, che allora si affacciava nel mondo dell'arte, aveva terminato gli studi e quindi si avvicinava anche alle esperienze che in quegli anni noi facevamo. A distanza di 44 anni, Mariano e Aria, la Fondazione Aria, mi invitano a questa rassegna che fanno ogni anno, una rassegna internazionale, a partecipare a questa grande festa, no? E così mi ritrovo qua a cercare di rendere tutto molto più appetibile, no? All'occhio. Quindi abbiamo a che fare con uno spazio che ci pone dei problemi, primo. E naturalmente le opere che io espongo sono opere che appartengono ad un ciclo di lavori che partono dagli anni 70 e arrivano fino ad oggi, quindi c'è un attraversamento storico dei linguaggi e delle realtà vissute anche con altri gruppi, altri artisti, e quindi mi affascina questo momento, e trovo molto affascinante, anche perché ho la possibilità di far dialogare un tempo esteso che abbraccia un arco importante della mia vita d'artista.